si parte palla 2, primo pallone conquistato da Luca Sanve, pin dal post, tenta un passaggio ad Antelli ma sbaglia, dall'altra parte porta pallone il numero 4 Graviano, fuori per il tiro da 3 tentato che non entra, rimbalzo di Carlesso e Muner dà la palla ad Antelli che avanza, passa la metà campo a Rossetto. Rossetto, Pino dal post, palla deviata, intercettata e deviata dalla squadra di Cagliari, rimessa dal lato per Rucker Sanve con 10 secondi sul tabellone dei 24. Pino per Antelli, Picaroico Carlesso, Antelli penetra, va fino in fondo e bellissimo canestro da sotto per Antelli. In attacco Carlesso non riesce a recuperare il pallone e sono 2 punti per il numero 18 Passaretti. Antelli di nuovo, porta pallone per Rossetto, Carlesso dentro, va fino in fondo e appoggia il tabellone per altri 2 punti. Difesa alta per la Rucker Sanve, tiro, tentativo da 3 che non va e non tocca neanche il ferro, rimbalzo di Carlesso per il solito Antelli, di nuovo Carlesso che tira da 3 e il pallone rimbalza sul ferro ed esce. In attacco il numero 8 Pilo, da dentro per il numero 13 che appoggia e va a canestro per il 4 pari. Di nuovo Antelli per pin dal post, pin dal post per Rossetto che da 2 sbaglia, rimbalzo di Laguzzi per il numero 8 che cerca, arresta il tiro da 2, sbaglia, rimbalzo in aiuto di Carlesso e Rossetto, di nuovo Antelli e siamo di nuovo in attacco, partita veloce con continui cambi di fronte, gioco sul perimetro fra pin dal post e Antelli, Antelli penetra e mette altri 2 punti da sotto per il più 2 e poi pressing alto, Passaretti per sotto per il centro che tenta il tiro da 2 ma Carlesso sbaglia e Carlesso prende rimbalzo. Palla intercettata dal numero 8 Pilo che va fino in fondo e la mette da sotto per il 6 pari. Equilibrio. Nuovo Antelli guida la squadra, Carlesso dall'angolo da 2 sbaglia il suo tiro, la sua mattonella, ma questa volta il pallone non entra. Va un po' di confusione da sotto ma Cagliari sbaglia la penetrazione, Antelli scarica per Rossetto, Rossetto Muner di nuovo per Rossetto che fa una finta e va fino in fondo ma purtroppo il pallone sbaglia, Carlesso prende rimbalzo, lotta e si guadagna 2 tiri liberi per il fallo del numero 13 Laguzzi. Primo cambio per la squadra di Cagliari, entra il numero 42 Varrone al posto del numero 18 Passaretti. Due tiri per Carlesso. Buono il primo. E buono che il secondo, 2 su 2. Rimessa Cagliari, porta il pallone trionfo con Rossetto che lo pressa e lo fa sbagliare, sbaglia lo scarico al suo compagno e pallone recuperato dalla Rucker Sanve. Rimessa dal fondo di Muner per Antelli,
Contelli ancora per Muner, consegnato Rossetto, Rossetto per Pino sull'angolo che tira da due, il pallone balla sul ferro ma c'è Carlesso che recupera il rimbalzo e va a mettere altri due punti. Grande Carlesso, siamo a 10 per la Rucker Sanve e 6 per Sestu. Ah, il numero 8 trova il pilo, trova libero il suo compagno sotto canestro dimenticato e ridà altri due punti alla squadra ospite. Antelli per Pino, fin dal post per Muner sotto, scarica all'esterno per Rossetto, Rossetto in pick and roll con Carlesso, Pino fin dal post, arresto e tiro da sotto, rimbalzo avversario, il rimbalzo del numero 13 Laguzzi che dà a trionfo sul perimetro, ancora per Graviano, Graviano per il nuovo entrato che dà sotto un pallone che però al numero 13 Laguzzi che però tocca il tabellone. Rossetto con una finta da tre tenta la penetrazione e il numero 10 Trionfo fa il primo suo fallo e il secondo di squadra per la squadra ospite. Rimessa dal fondo di Antelli, ma si aspetta, c'è il primo cambio per la Rucker Sanve, entra Varaskin per Muner. Varaskin che è reduce da una partita molto buona con 13 punti giocata a Piacenza una settimana fa. Antelli per Carlesso, Carlesso consegnato per Pindal Pos. Varaskin, Varaskin entra, penetra, attacca, scarica per Rossetto che purtroppo non va, però la Sanve, la Rucker Sanve a rimbalzo d'attacco è presentissima con Carlesso che recupera e mette un altri due punti per la sua squadra. Trionfo in attacco, scarico fuori per un tentativo da tre che non va e Lollo Varaskin recupera rimbalzo. Antelli penetra per Carlesso che ha altri due punti da sotto. Carlesso sta facendo la differenza da sotto senza dubbio, non si capisce, ah, ci sono due cambi. Allora per la Rucker Sanve entra Masocco al posto di Pindal Pos. No, aspetti, aspettate, allora Masocco per Rossetto e Fazioli per Antelli. Si riprende, porta il pallone Graviano in attacco, contrastato da Fazioli, ancora Graviano per il numero 10 Trionfo che da sotto, bel canestro questo del numero 13 Laguzzi, un po' di fortuna ma però il pallone entra. Carlesso, Fazioli, Fazioli in pick and roll con Varaskin, Carlesso che palleggia, scarica per Fazioli che da tre non è fortunato, pallone esce e di nuovo la squadra ospite in attacco. Il numero 8 Pilo penetra e costringe Fazioli al fallo e va in lunetta per due tiri liberi. Primo fallo di squadra per la Rucker Sanve e time out. Time out chiesto dalla squadra ospite. Mancano 3 minuti e 20, siamo sul 14-10 in favore della squadra di casa. Bella partita, veloce. Carlesso da sotto sta facendo in attacco la differenza.
sta per riprendere il gioco. Non vediamo cambi. In lunetta il numero 8 Pilo per il primo libero che va a segno. Anche il secondo, e Sestus riporta meno 2. Si riprende con l'attacco della Lucas Sanve, in questo caso il pallone lo porta Fazioli, Fazioli per Masocco, Masocco per Pindal Poss, dentro per all'angolo per Carlesso, Carlesso palleggia, scarica su Masocco, gioco a due fra Masocco e Carlesso, Carlesso tenta il tiro da due ma prende la stoppata di Varrone, fallo di Andrea Carlesso, il primo fallo, e coach Volpato lo sostituisce con Andrea Locci. Rimessa da fondo per Cagliari. Penetrazione, aia, sono trovati e poi costringe al fallo Pindal Poss e sono altri due tiri per trionfo di Sestu. Primo entra. Anche il secondo ed è pari 14. Luca Sanve riparte, Pozzioli per Locci, Locci sul perimetro, inconsegnato per Pindal Poss, Masocco scarica, si trova sotto Locci, libero da Varaschin, Varaschin da due, col gancio da sotto e sono due punti. Si prepara ad entrare anche Barbon. Sul perimetro Sestu, pallone circola, scarico per Trionfo che da due tenta un tiro che non tocca nemmeno il ferro e poi c'è il fallo di Masocco ed è il quarto fallo di squadra per la Rucker Sanve che spende il bonus. Barbon per Pindal Poss e dall'altra parte per Sestu entra il numero 5 Elia ed esce, o vediamo, a Trionfo, esce Trionfo. In lunetta, no, in lunetta, scusate, non è un fallo su tiro per cui si riprende dal fondo, fuori la palla per Varrone e sul tentativo di blocco fallo di Fazioli. Se non sbaglio è il suo secondo fallo e sono due tiri questa volta perché il bonus era già speso. Va in lunetta Graviano. Fallo un po' ingenuo. Sbaglia il primo. E mette il secondo. La Rucker Sanve riprende con un punto di vantaggio. Ritorna in attacco. Sotto per Locci, 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 sempre da sotto, scarica per Masocco. Masocco in pick and roll con Varaschin, Varaschin, ah, poco fortunato, bel movimento ma poca fortuna. Tentativo di penetrazione di Sesto che poi scarica sul nuovo entrato Elia che combatte sotto e dà il pallone a Varrone che dai suoi, dalla sua altezza mette il canestro del più uno, prima volta con il sesto in vantaggio. Locci sotto, scarico per Masocco, ancora fuori sul perimetro per Fazioli che mette il tiro da due, sembrava da tre, no, ma è un tiro da due dall'angolo. In difesa c'è qualche
problema per la Rucker Sanve e arriva un ennesimo, un altro fallo, questa volta è di fallo di Locci e Volpato chiama, coach Volpato chiama time out a un minuto dalla fine del primo quarto. Con la Rucker Sanve sopra di uno, si riprenderà con due tiri liberi per Sestu. In lunetta numero 13 Laguzzi. Primo libero entra. Anche il secondo ed è più uno. Cambio, rientra in campo Trionfo per lo stesso Laguzzi che ha appena realizzato due tiri liberi. Più uno per la squadra ospite e Fazioli porta avanti il pallone per Muner sul perimetro consegnato a Barbon. Barbon per Masocco, Masocco tenta la penetrazione. Fazioli, bellissimo per Locci. Bellissimo per Locci che da sotto questa volta non sbaglia. Graviano per Elia, Elia usa il fisico con Barbon, prova da sotto, non prende il ferro, ma anche questa volta il rimbalzo è ancora, è per l'ennesima volta è ancora della squadra ospite. E poi con un po' di fortuna la Rucker Sanve riesce a recuperare il pallone, ma soffriamo sui rimbalzi, sulle palle. Avanti Fazioli per Masocco, Masocco per Barbon che tenta il suo primo tiro da tre che entra, bellissimo, si presenta con la sua specialità ed è più quattro. No. Ah, sembrava canestro ma l'arbitro dice di no, il pallone ha lasciato la mano quando la sirena era già suonata, per cui canestro non valido. Chiudiamo il quarto con 23 punti per la Rucker Sanve e 19 per la squadra di Sestu. Per il resto la Rucker Sanve ha sofferto a rimbalzo difensivo, mentre con Carlesso in campo invece a livello di rimbalzi d'attacco ne ha presi decisamente tanti. Rimessa della squadra ospite, non mi sembra che sia cambiato molto. Beh, è rientrato Antelli al posto di Fazioli in regia. Per il resto abbiamo Locci, Muner, Barbon e Masocco. Dall'altra parte porta avanti il pallone Graviano. Graviano per Trionfo. Trionfo per Laguzzi. Fuori per Elia. Elia dà ancora a Trionfo che usa il corpo con Masocco. Si gira, tenta il tentativo da tre. Prende solo il primo ferro, ma il rimbalzo è ancora della squadra ospite con Laguzzi. Laguzzi, Trionfo, Trionfo penetra, va fino in fondo e si prende il fallo per i due tiri liberi. Fallo di, crediamo, di Masocco, dal secondo fallo per lui. Dalla lunetta Trionfo mette il primo. E mette anche il secondo. E Sestu torna a meno due. Antelli porta pallone. Muner, Locci, Barbon. Barbon di nuovo per Antelli esternamente. Antelli penetra e scarica su Muner che prova da tre e la mette. Altra tripla. Due su due tentative della Rucker Sanve. Antelli difende su, ancora fallo un po' banale di Locci ed è il secondo suo fallo, è il secondo di squadra. Si appresta a entrare per Sestu il numero 18,
Passaretti ed esce Varrone. Rimessa dal fondo, Elia per il nuovo entrato, per Graviano, ancora Elia, Laguzzi penetra, combatte con Ola, bellissimo il canestro, Muner difende ma Laguzzi la mette, Masocco per Muner, era tentato dal tiro ma si fa trovare sotto liberissimo su assist di Antelli, che poi fa di tutto per andare a riprendersi il pallone sulla rimessa della squadra ospite. Bravo, e bravo anche Muner a farsi trovare sotto da solo sul pitturato. Difesa aggressiva in questo caso della Rucker Sanve, che inizia già a metà campo. Elia, gioco sempre per Laguzzi che la mette ancora per l'ennesima volta. In attacco Laguzzi sta facendo sicuramente la differenza, sempre più tre per Rucker Sanve, con Masocco che dà ad Antelli. Antelli pick and roll con Locci, la ridà a Locci da sotto che cerca il tiro da sotto ma subisce una specie di stoppata, deviazione, la palla ancora Rucker mentre c'è il cambio. Esce il numero 4 Graviano ed entra il numero 8 Pilo per la squadra sarda. Rimessa di Antelli per Barbon che mette un'altra tripla proprio dall'angolo, bellissimo, 2 su 2 per lui. Si conferma un cecchino, poi va a disturbare l'attacco di Elia. Laguzzi sul perimetro per Trionfo cerca la penetrazione, perde il pallone, peccato per Antelli che aveva recuperato, poi si fa rubare e lascia un tiro liberissimo da tre per il numero 5 Elia. 31 Rucker Sanve, 28 a 7 minuti dal termine del secondo quarto. Barbon, Masocco per Locci, adesso viene raddoppiato e subisce fallo dal numero dal numero 18, che è il secondo fallo di Passaretti. Nel frattempo rientra Pino dal posto al posto di Masocco. Ci sono ancora 14 secondi per l'azione d'attacco che riprende dal fondo con Antelli per Locci ancora per Antelli, consegnato sul perimetro. Antelli va, cerca, scarica per Pino che cercava Barbon per il tiro da tre ma c'è la deviazione e ancora il pallone per 8 secondi è della Rucker Sanve. Barbon fuori per Antelli. Antelli cerca, trova Locci liberissimo da sotto che però sbaglia. Elia in attacco per il sesto. Blocco con il numero 13 di Laguzzi. Laguzzi riprende il pallone da sotto, questa volta la difesa, Locci tutti e due sul pallone ed è palla a due. Un po' di confusione, palla a due che nel frattempo Andrea Locci lascia posto ad Andrea Carlesso e la palla a due premia in questo caso Rucker Sanve che riprende con Muner. Sempre Antelli in regia a portare avanti il pallone, subisce fallo dal numero 8 Pilo, che è il suo primo fallo e sono 2 a 2 i falli di squadra. Più 3 sempre per Rucker Sanve, 31 a 28. Ancora Antelli, Carlesso, perimetro Barbon.
Pino penetra, scarica per Antelli, Antelli cerca la penetrazione. Pino per Carlesso, Carlesso Barbon tira da tre da fuori e prende il ferro, ma Carlesso va a prendersi il rimbalzo che poi perde. E dall'altra parte il contropiede di Sesto non va a buon fine, da sotto sbaglia e Antelli subisce un ennesimo fallo e questa volta è del numero 5 Elia. Altri due cambi per la Luca Sanve, entrano Varaschin e Rossetto per Muner e Barbon. Rimessa dal lato, Rossetto per Antelli, ancora per Rossetto che trova Carlesso sul pitturato che si gira e da sotto mette altri due punti. Quando è in campo in attacco da sotto si fa sentire la sua presenza. Elia porta avanti il pallone per Sestu, tenta un tiro ma Carletto recupera il rimbalzo per Antelli che penetra, va fino in fondo e mette due punti bellissimi contro Laguzzi. Time out immediato per coach di Sestu e la Rucker Sanve tenta timidamente la prima fuga sul più 7, 35-28 a 5 minuti e 14 secondi dal termine del quarto. Qualche spettatore fa qualche commento personale. Elia in attacco per Passaretti, ancora Elia sul perimetro per il numero 8 Pilo che penetra, scarica e Rossetto recupera per un momento il pallone, ancora Pilo da due, primo ferro Carlesso, però fischiano i 24 ma un po' strano sinceramente perché il pallone aveva toccato il ferro. Sì, una decisione un po' strana, vabbè, si riprende una rimessa Luca Sanve. Pallone sostanzialmente era stato recuperato, si riprende con Antelli, Antelli comanda, Rossetto fin dal polsi libera, penetra, scarica ancora per Varaschin, Antelli sul lato, Pino penetra, Varaschin da due, arresto e tiro, bellissimo canestro per il più 9. Rossetto pressa Elia e l'arbitro fischia fallo a Rossetto, il suo primo fallo e il terzo di squadra. Cambio nelle file della squadra ospite, rientra il numero 4 Graviano al posto dei Passaretti. Rimessa a metà campo di Sestu, Elia per Graviano, Graviano per Laguzzi sul perimetro per Pilo e c'è un fallo sotto canestro fischiato a un fallo in attacco per Sestu per il numero credo 4 per il numero 4 Graviano se non sbaglio e la squadra ospite spende il bonus mentre coach Volpato chiama il suo secondo time out. Si riprende mentre mancano 4 minuti e 8 secondi alla fine del secondo parziale. Pallone della Rucker Sanve sul più 9. Varaschin dal fondo per Antelli che continua a portare il pallone.
pick and roll con Carlesso, Carlesso dal perimetro, Pino, Varaskin da due, ed è canestro, è il suo tiro, pallone quasi recuperato, difesa, aia, questa stavo per dire difesa grintosa, ma poi ci siamo persi un giocatore ospite in attacco che è andato a canestro. Antelli fino in fondo, bellissima giocata e due punti, grande prestazione di Antelli fino a questo punto. Palla quasi recuperata, scarico del numero 4 per Trionfo che penetra e Carlesso sbaglia e Carlesso si prende un altro rimbalzo. Antelli, ah, passaggio per Varaskin che non si aspetta il pallone e poi Antelli cerca di rimediare all'errore in attacco ma commette fallo e lascia un potenziale, una potenziale azione da tre punti. Antelli va al riposo e rientra Fazioli in regia mentre in lunetta va il numero 8 Pilo per un tiro libero che entra, per il tiro libero entra del meno, il tiro libero del meno 8. Fazioli porta il pallone, Varaskin consegnato a Pin dal Pos che purtroppo palla persa per Uker Sanve e contropiede veloce con canestro del numero 8 Pilo e Sestu che si riporta a meno 6. Adesso il pubblico si fa sentire, Rossetto cerca di andare fino in fondo, scarica su Fazioli ma ne risulta una palla persa. Sesto ancora in attacco, riprende con Graviano che porta il pallone contrastato da Fazioli, Graviano ancora, blocco di Trionfo per Pilo, pallone circola tantissimo, tiro da tre di Elia che non entra e rimbalzo dell'ennesimo del sempre presente Carlesso. Pin dal Pos, blocco di Carlesso, Rossetto dentro per Carlesso, Carlesso col suo avversario se la gioca, gira intorno due avversari e la mette da sotto. Mi sono perso quanti punti ha fatto Carlesso, 14. Beh, sembra, intanto ci siamo persi il canestro di Laguzzi, sempre del meno 6, ma Carlesso ha messo 14 punti e 11 rimbalzi. Fantastico. Fazioli aveva trovato la strada giusta per un canestro da sotto, ma con l'arbitro fischia fallo, fallo di passi, scusate. Rimessa Graviano, i due numeri 4 in contrasto, Carlesso su Laguzzi, Trionfo per Graviano sempre, Elia, Elia sull'angolo, scarica per Pilo, Pilo tentativo da tre stoppato da Varaskin, ah che sfortuna, questa è una sfortuna, Carlesso aveva il pallone in mano e lo perde e lascia un tiro facilissimo da sotto per la squadra ospite che si riporta a meno 4. Rossetto, Pin dal Pos, Pin dal Pos per Carlesso e fallo del numero 13 Laguzzi su Pin dal Pos, sono due tiri liberi. Calletto lascia posto a Muner per gli ultimi 40 secondi di questo parziale e Pin dal Pos va in lunetta per due tiri liberi. Entra il primo,
e realizza anche il secondo per il più 6. Laguzzi per trionfo e si riparte. Pallone per Graviano. Trionfo, pallone che circola sul perimetro e difesa che porta un fallo in attacco per il numero 4 Graviano, ed è il suo, credo, secondo, vediamo, è il suo secondo fallo. Mancano 21 secondi, in teoria è l'ultima azione d'attacco per la Rucker Sanve. Fazioli porta il pallone, pin dal post, Fazioli ancora consegnato, pin dal post, blocco di Muner, Fazioli tira da tre e la mette, grande Fazioli a 6 secondi dal termine, mette il pallone del più 9, difende, tiro sulla sirena da tre quarti campo che balla sul ferro ma non entra. Si chiude il primo il secondo quarto, quindi le squadre vanno a riposo sul 48 per la Rucker Sanve e 39 per la squadra ospite. Squadre nuovamente in campo per la ripresa. Rucker Sanve con Muner, Varaskin, Rossetto, Antelli e Masocco. Dall'altra parte Trionfo, Laguzzi, Elia, Pilo e Graviano. Prima palla della squadra ospite di Sestu. Si parte. Laguzzi per Graviano. Graviano per Elia sul perimetro. Per Pilo, Pilo scarica su Laguzzi sotto, con ben contrastato da Rossetto, e poi c'è il fallo, per certi aspetti forse involontario, ma comunque fallo su Antelli, commesso dal numero 4, ed è il terzo fallo di Graviano. Muner per Antelli che riporta avanti il pallone. Varaskin. Varaskin. Non si capisce con Muner e palla persa per la Rucker Sanve, ma che viene compensata allo stesso modo con un'altra palla persa da Sestu. Masocco per Antelli. Antelli, Rossetto, Rossetto per Masocco che si libera, palleggia da dentro a Varaskin che si difende, dà per Masocco che prova da tre, prende il ferro, il pallone esce per il contropiede da parte di Elia. Elia porta il pallone ma non conclude, Masocco lo disturba e se lo va a recuperare e va a mettere due punti contro Laguzzi, due punti di forza, di grinta, e sono, e il vantaggio di Rucker Sanve va in doppia cifra, più 11 a 8 minuti e mezzo. Tiro da tre di Trionfo che non prende il ferro, rimbalzo di Rossetto che porta avanti il pallone per Muner, Muner consegnato ancora per Rossetto, Rossetto scarica per Masocco che riprova ancora da tre, rimbalzo comunque, il pallone non va, Varaskin per un momento ha il pallone ma non riesce a trattenerlo e di nuovo Sesto in attacco. Elia per Laguzzi sotto, Elia ancora per Laguzzi sotto, Varaskin tiene ma Laguzzi commette fallo, palla persa e pallone per la Rucker Sanve che riprende dal fondo. Qualche chiarimento fra coach ospite e arbitro.
e Muner per Antelli, si riprende Antelli, veloce, passa la metà campo, dà per Varaschin, per Muner che rischia la palla persa, anzi non la rischia, la perde proprio in questo caso. Elia per Graviano, e nel tentativo di recuperare il pallone si fa ingolosire Antelli, ma commette fallo ed è il suo secondo fallo. Di nuovo rimessa ospite Graviano, Piccaroi con trionfo, Graviano va fino in fondo, il pallone balla sul ferro e poi alla fine premia il rimbalzo alla Rucker Sanve. Wow, Masoco da tre, pallone entra ed esce, a rimbalzo è andato Varaschin che subisce il fallo e va in lunetta per due tiri liberi. Fallo del numero 10, trionfo, il suo primo fallo. Varaschin mette il primo. E sbaglia il secondo, rimbalzo di Laguzzi. Graviano ancora in attacco. Trionfo, trionfo per Elia, sempre sul perimetro. Mancano 4 secondi per l'azione. Trionfo non riesce a tirare prima dei 24 secondi che scadono. Palla persa e di conseguenza recuperata da Luca Sande. Muner per Antelli e si riparte a 7 minuti dal termine, più 12 per la Luca Sande. Masocco, piede per il numero 8 Pilo. Antelli per Masocco, di nuovo per Antelli che prova il tiro da tre visto che è libero, ma prende solo il primo ferro e rimbalzo della squadra ospite. Elia blocco di Laguzzi, Rossetto fa il possibile e commette fallo, c'è una differenza sostanziale di peso fra i due. Secondo fallo di squadra e secondo fallo personale di Rossetto. Rimessa Muner su Laguzzi, pallone circola, Pilo tenta la penetrazione, scarica su Elia che scarica nuovamente su Graviano, pallone che cerca di penetrare ma Muner lo recupera e lo dà ad Antelli che va per Masocco. Masocco liberissimo da tre e questa volta la mette e si va sul più 15 per la Rucker Sanve. Graviano insiste, scarica per il suo compagno Pilo da fuori che prende il primo ferro. Masocco si difende, Varaschin arresto il tiro e mette un bellissimo canestro da due che costringe coach ospite al time out. Bella arresto il tiro di Varaschin che se non sbaglio mette il suo nono punto. E la Luca Sanve va sul più 17. Rimessa dal fondo per Sestu. Graviano porta pallone. Graviano per Pilo. Pilo per Laguzzi. Laguzzi Elia. Ancora Graviano in punta. Elia. Ancora per Graviano in punta, blocco del numero 10 trionfo e questa volta Graviano all'ultimissimo centesimo di secondo mette canestro da sotto. Antelli, Masocco, Masocco penetra e subisce fallo dal numero 8 Pilo
è il secondo fallo del numero 8 ed è il terzo fallo di squadra per Sestu. Cambio per la Rucker Same, entra Fazioli e esce Antelli, che si prende un po' di riposo. Fazioli per Masocco, Masocco penetra, scarica su Muner che era al centro, prende Varaschin che peccato con il gancio da sotto che non entra, e Sesto ancora in attacco. Elia, Elia contro Rossetto, si gira e va a canestro e sbaglia. Rimbalzo di Muner che dà ad Antelli che scarica sul perimetro a Rossetto. Antelli, Masocco da tre dall'angolo e primo ferro, però Varaschin prende un bellissimo rimbalzo e con il gancio mette altri due punti. Si sta confermando ancora dopo la partita di Piacenza. Si prepara Carlesso a rientro. Carlesso e anche Barbon. Trionfo per il tiro da tre di Pilo che questa volta entra. 58 Rucker Same, 44 Sestu. Antelli, no scusate, Fazioli per Masocco, Masocco ancora per Fazioli, palla circola sul perimetro Muner, Rossetto, Rossetto per un momento la Rucker Same perde pallone ma Fazioli la recupera a 6 secondi per tirare. Ah, peccato, bella penetrazione ma il pallone non entra. Il numero 4 Graviano usa il fisico per penetrare e costringe al fallo Fazioli ed è il suo terzo fallo e il terzo anche di squadra. Rientrano intanto Carlesso e Barbon per Muner e Rossetto. Sono due tiri per Sestu. Graviano in lunetta mette il primo. Mette anche il secondo e Sestu ritorna a meno 12. A 3 minuti e 40 dal termine del terzo parziale. Sempre Fazioli a portare il pallone. Barbon, Barbon per Varaschin. Fazioli per Carlesso che dà la lunetta praticamente, mette due punti. In attacco Elia, difeso da Barbon. Elia ancora palleggia col corpo, cerca di vincerla col fisico, va sotto. Per gli arbitri non subisce fallo ma la deviazione è della Rucker Same, quindi ancora 8 secondi per l'azione d'attacco di Sestu. Elia ha cercato tutti i modi ma Barbon certo, a Barbon certo il fisico non manca. Rimessa da sotto, aia, credo sia il quarto fallo di Fazioli, si è fatto un po' sorprendere dal suo avversario da sotto che è sempre Graviano e costringe Volpato a sostituire Fazioli con capitano Pindalpos. Intanto di nuovo Graviano in lunetta. Buono il primo. E sbaglia il secondo. 60 Rucker Same, 47 Sestu a 3 minuti dal termine del terzo parziale. Masocco col pallone, Varaschin fin dal post, ancora Masocco in punta. Barbon per Varaschin. Barbon fallo in attacco di Varaschin in combinazione con Barbon, ma commette fallo ed è il suo primo fallo. La Rucker Same comunque adesso spende il bonus, anzi l'aveva già speso, scusate, questo è il quinto fallo di squadra contro i tre degli ospiti. Pallone per Elia, Elia per Pilo, Elia porta avanti,
per Laguzzi. Carlesso cerca di usare il fisico, ma questa volta gli fiscano fallo ed è il suo secondo fallo, ma purtroppo sono due liberi per Sestu. Laguzzi in lunetta. Ah, pallone non si decide se entrare o meno, alla fine esce. Intanto Rossetto si prepara al rientro. Laguzzi di nuovo. E questa volta il pallone indeciso ma entra. Paraschin lascia posto a Rossetto. Grande anche questa sera, ottima la prestazione di Paraschin. Masocco porta il pallone. In regia Masocco in questo momento. Rossetto penetra, scarica su Barbon, che questa volta non realizza da tre. E qua purtroppo non riusciamo a prendere il rimbalzo. Oh, e fallo ancora di per la Rucker Sambia, questa volta lo commette Barbon. Sono altri due tiri. Barbon era il suo primo fallo. Canestro di Laguzzi. Due su due di Laguzzi e Sestu torna a meno 10. Si rifà sotto. Rossetto da tre sbaglia dall'angolo, di nuovo Graviano porta il pallone, blocco di Laguzzi su pin dal post. Carlesso si trova e Graviano va fino in fondo, appoggia tabellone, realizza il meno 8 che costringe Volpato al time out. Si riprende a un minuto, manca un minuto e 45 secondi al termine di questo parziale. In questo momento la Lucas Sambe sta subendo un po' troppo le penetrazioni in attacco, diciamo, da parte degli avversari. Si riprende con Rossetto per Masocco, che porta il pallone mentre Antelli si prepara a un prossimo cambio. Barbon, fallo del numero 5 Elia, e anche Sestu spende il bonus. Masocco lascia posto ad Antelli. Antelli, Rossetto da Barbon, che riesce a salvare il pallone. Antelli fa un bellissimo assist che non va però a buon fine per Rossetto. Contropiede e pallone che non entra, prende il ferro e viene preso il rimbalzo da Rossetto, da Carlesso, che ridà ad Antelli, che comanda il gioco. Piccherò con Rossetto. Pino da tre sbaglia. Carlesso non riesce a prendere il rimbalzo. Mancano 55 secondi. Da tre sbaglia Laguzzi, rimbalzo di Antelli, di corsa in attacco per pin dal post, che va fin sotto da Carlesso, che all'ultimo momento viene contrastato, ma il pallone è ancora Rucker Sambe. Antelli per pin dal post, Rossetto
Antelli, Pino, finta, scarico per Barbon, finta e tiro di Barbon, ma che prende il primo ferro e non entra. Purtroppo il pallone per la Luca Same non entra, fa fatica, mentre dall'altra parte Sestu realizza e si riporta a meno 6. Barbon, mancano 7 secondi, pallone che gira, Rossetto, niente. Un parziale dalle due facce. Nella prima parte Rucker Samve ha tentato la fuga portandosi fino al più 17 e nella seconda parte invece ha subito una difesa un po' troppo leggera probabilmente, ma ha subito il rientro della squadra ospite che si è riportata praticamente a meno 6. Pallone per la Rucker Samve. Rossetto per Antelli, ancora per Rossetto, Barbon sul lato, Antelli ancora, pin dal post per Rossetto che tenta il tiro da 3, non entra, ma Barbon è pronto e arriva per primo sul rimbalzo. Di nuovo azione d'attacco per la Rucker Samve, Rossetto da 2, non prende neanche il ferro e il pallone torna nelle mani della squadra ospite che attacca sempre con Pilo, in questo caso che porta pallone. Pilo per Laguzzi, Laguzzi per Elia, Elia per Graviano, per Trionfo, fa pick and roll con Trionfo che si fa trovare libero sotto per il meno 4, per il canestro del meno 4. Antelli penetra e scarica per Pino, fin dal post, tripla che riporta più 7 la Rucker Samve. Grande scarico di Antelli per bellissimo canestro di Pino dal post del capitano. Dall'altra parte Pilo mette a resto il tiro da 2, di nuovo meno 5. Antelli, Barbon, Barbon per Locci sotto da solo. Locci balla un rigore a porta vuota ma subisce fallo e va in lunetta. Peccato perché poteva essere un'azione da 3 punti, ma comunque va in lunetta per 2 tiri liberi. Il primo lo sbaglia. Il secondo lo realizza, più 6 per la squadra di casa. Graviano, Trionfo, ancora per Graviano, per Pilo, Pilo, tiro da 3 di Elia e stavolta entra. Quindi praticamente adesso c'è un solo possesso di distanza, un possesso pieno fra le due squadre. Antelli, pin dal post sotto per Locci, Locci per Antelli che per il momento perde il pallone. Locci ancora da sotto che questa volta recupera il rimbalzo e mette 2 punti di forza. Antelli con grinta e poi Locci lo imita e va a realizzare. Dall'altra parte Elia per Graviano sul perimetro. In punta, mancano 10 secondi per l'azione d'attacco, sempre Elia da 3 ma questa volta prende il ferro, sbaglia, rimbalzo di Locci e Dantelli, pin dal post, penetra, scarica per Antelli che riscarica per Pino che dà sotto a Rossetto che subisce fallo antisportivo, considerato antisportivo dal numero 8 Pilo. Ed è il terzo fallo del numero 8, quindi 2 tiri liberi per Rossetto e poi sarà ancora palla in mano per Rucker Samve.
Pallone. Mi vedo bello comodo però dai. Già fatto. Rossetto mette il primo. Mette anche il secondo, i possessi di vantaggio di Luca Samme diventano 3-7. Rossetto rimessa in campo per Antelli. Antelli per Pin dal post che rischia di perdere il pallone. Pino scarica, Barbonda fuori, tiro da 3 dall'angolo che entra ed è il più 10. Torna al più 10 la Rucar Sanve nel momento importantissimo. Ah, canestro del numero 4 Graviano, un po' di fortuna, la difesa era molto buona. Vabbè, Pilo, vabbè, non diciamo niente. Locci scarica su Antelli, assist fantastico sotto a Rossetto che si fa trovare liberissimo per un appoggio e altri 2 punti, ancora più 10. Grande assist di Antelli. Laguzzi contro Barbon, scarico, scusate, era Trionfo che ha scaricato su Laguzzi sotto e Laguzzi si è guadagnato un fallo e anche 2 tiri liberi. Il fallo era di Locci ed era il terzo fallo, però è il primo fallo di squadra per questo quarto. Corto di Laguzzi. E corto anche il secondo. Niente di fatto, si rimane a più 10 con Antelli che porta avanti il pallone. Rossetto. Di nuovo per Antelli. Locci si viene su, punta per un blocco. Scarico di... aveva scaricato Antelli su Barbon che aveva segnato da 3, ma l'arbitro fischia fallo in attacco ad Antelli. Peccato. Ed è il terzo fallo. Si riprende Elia per Laguzzi per Pilo ancora per Graviano sul perimetro. Graviano perde il pallone e Locci va a schiacciare per il più 12, però non perde tempo. Ecco, non perde tempo Pilo per il contropiede, ma poi perde il pallone recuperato da Barbon che nel contropiede subisce fallo e in questo momento arriva il time out a 5 minuti e 30 dalla fine sul più 12 per la Rucar Sanve. Decisamente un quarto più intenso. Rucar Sanve si riprende con una rimessa e si riprende. Rossetto per il solito Antelli in regia. Rossetto consegnato nuovamente ad Antelli. Locco, Pino, Rossetto per Pino dentro. Locci da sotto. Probabilmente poteva esserci stat, invece il fallo viene fischiato a Barbon che blocca il contropiede avversario del suo secondo fallo. 3-3 i falli di squadra a 5 minuti e 10 dalla fine. Laguzzi, Pillo,
filo per Elia, blocco con Laguzzi per Graviano, si trova di fronte Antelli. Antelli, Graviano scarica su Trionfo, Trionfo da due ma sbaglia e Locci prende un ottimo e importantissimo rimbalzo. Ancora Antelli, Barbonda 3 dall'angolo, questa volta non va, ma Rossetto, Rossetto al momento giusto, nel posto giusto, con una specie di tap in, se si dice così, realizza altri due punti. Dall'altra parte tiro sbagliato, ma rimbalzo recuperato da Graviano che subisce il fallo di Pindalpos e a 4 minuti e 17 la Rucker Sanve spende il bonus. È il secondo fallo di Pindalpos. Si riprende con Rucker Sanve 77, Sestu 63. Rimessa dal fondo di Elia. Elia per Laguzzi. Laguzzi è libero e tenta il tiro da tre che entra, tiro facile, e riporta la sua squadra a meno 11 a 4 minuti dal termine della gara. Fallo, 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 non si vediamo di chi. Numero 5 Elia commette fallo nel forza il blocco probabilmente, e ed è il quarto fallo anche per la squadra ospite a 4 minuti esatti dalla termine. Pubblico fa sentire la sua opinione. Rimessa per Antelli, Antelli consegnato per Pindalpos, Pindalpos di nuovo per Antelli, blocco di Rossetto per Antelli che scarica su niente, tiro da due sbagliato di Pindalpos e pallone recuperato da Sestu. Graviano porta avanti il pallone, qua ci vuole una difesa grintosa, pallone perso per Sestu, bel contrasto di Locci che non permette al suo avversario di arrivare sul pallone e pallone perso. Rimessa di Rossetto su Antelli. Niente, errori che portano, portano a un canestro in contropiede con successivo fallo di Antelli per il tiro supplementare. Quarto fallo di Antelli e canestro realizzato del meno 8 che riporta a meno 8 la squadra ospite a 3 minuti e 18. Si prepara Muner a rientrare in campo. Antelli fuori, penetra, scarica dall'altra parte cambiando su Rossetto che mette il triplone e riporta più 11 la sua squadra nel momento in cui serviva, non ha sbagliato. Pilo dall'altra parte per Elia, Elia contrastato da Barbon, Locci, Locci, Laguzzi per Graviano, aia, fallo di Locci, e in questo caso si fa sentire, è il suo... Intanto entra Muner al posto di Rossetto, era il quarto fallo di Locci
che manda in lunetta Graviano per altri due tiri liberi. 2 minuti e 40 alla fine della partita. Primo canestro segnato da Graviano e secondo che riporta a meno 9 lo svantaggio per la squadra ospite. Locci, scarico per Pino, pin dal post per Muner ridà, consegnato per Barbon, Locci, pin dal post e palla persa, grande difesa di Sestu che adesso va in contropiede, noi siamo un po' in ritardo ma alla fine Locci rientra e anche Muner rientrano e l'azione si blocca e però Muner si perde l'uomo e permette a Laguzzi di andare a schiacciare per il meno 7. Volpato chiama timeout a 2 minuti e 5 secondi alla fine del quarto e della partita. Sesto non molla. Si riprende con pin dal post, Barbon, Rossetto, Antelli e Muner. Anche dall'altra parte il quintetto non ci sembra cambiato. Antelli porta avanti il pallone. Adesso scattano gli ultimi 2 minuti. Barbon per Muner che subisce fallo dal numero 13 Laguzzi che manda Andrea in lunetta. Mette il primo. E sbaglia il secondo. Rossetto non riesce ad andare a rimbalzo. Comunque i possessi di vantaggio per la Lucas Sanve diventano 3 sul più 8 a 1,50 dal termine. Porta avanti il pallone stranamente Laguzzi, il lungo trionfo per Elia. Elia tira da 3 ma è corto e a rimbalzo ci va Barbon. Oh, importantissimo questo rimbalzo. Antelli gioca con i secondi. Pino da 3 ed entra, no, da 2, l'arbitro indica da 2 però è il più 11 comunque, anzi credo sia il più 10. Uè, tentativo di stoppata. Il punteggio dice 84-75. Barbon lascia posto a Masocco. Pin dal post per Masocco. Masocco sul perimetro per Antelli. Mancano 9 secondi. Antelli penetra e fallo in attacco di Muner. Ecco, è stato corretto, adesso era da 2 il tiro di pin dal post di prima, in realtà 83 Lucas Sanve, 75 Sestu, un più 8 con palla in mano a Sestu a 1 minuto e 01, è scatta adesso il minuto, ancora un minuto di gioco. Trionfo per Graviano da fuori per Elia per Pilo penetra fino in fondo e va a mettere il canestro del meno 6 a 45 secondi. Antelli chiama il gioco. Muner perde il pallone e anche Laguzzi sbaglia un rigore, mentre Antelli, bravissimo, non molla e subisce il fallo dal numero 4 e va in lunetta per 2 tiri dopo un canestro che era un rigore a porta vuota sbagliato da Sestu. Sul rimbalzo ha lottato Antelli ed ha subito il fallo. Mancano 32 secondi, Antelli va per il primo tiro, entra il primo e sono già più 7 e quindi sono 3 possessi ancora di vantaggio, importantissimo.
Entra anche il secondo per il più 8, 32 secondi al termine. Graviano veloce in attacco con Antelli, scarica fuori per Pilo che sbaglia da 3, rimbalzo di Rossetto, mancano 20 secondi e ormai la partita è conclusa, non c'è ombra di dubbio. Antelli, Masocco tengono la palla fino alla fine. Antelli cerca l'ultimo tiro, passa a Rossetto che sbaglia il tiro da 3. Finita, partita finita e 85 per la Rucker Sanve, 77 per la squadra ospite. La Rucker Sanve lotta fino alla fine e mantiene a distanza Sestu, che comunque ha cercato fino all'ultimo secondo di rimanere attaccata alla partita fino all'ultimo secondo, non c'è riuscita. Merito della Rucker Sanve che porta a casa due punti fondamentali per lasciare un po' il fondo. Per staccare, era uno scontro diretto, stacca di due punti, si porta a 6 punti in classifica e attende i risultati dagli altri campi, soprattutto da Desio, da Iseo, da quelle squadre tipo Milano. Bellissima, bella prestazione, anche se dal punto di vista fisico abbiamo subito un po' troppo in difesa. Forse la forma non è al meglio, ma comunque con grinta, con voglia, il risultato è arrivato e i due punti sono fondamentali. Grazie a tutti e alla prossima. Adesso qui non abbiamo ancora statistiche, cose, ma non riusciamo a darle. Comunque buona serata a tutti.